Claudio contro Sosa, ed è proprio Alexis Sosa che vedete qui inquadrato ad avviarsi per primo sul ring. Questo è un match al limite dei 66 kg. Sosa ha 24 anni, è nato in Paraguay ma viene dalla Spagna, ha un record di 6 vittorie e 5 sconfitte con 2 successi per knockout. Rappresenta il team Elite Sport, eccolo qui. Alexis Sosa. Ed ora portiamo nel ring il suo avversario, da Cremona, Italia, Lorenzo Mac de la Rue del Gaudio. Momento della passerella anche per Lorenzo del Gaudio, 25 anni, nato a Cremona, record di 5 vittorie e 4 sconfitte come professionista, ma alle spalle ha un buon percorso dilettantistico che l'ha portato ad un record di 32 vittorie e 17 sconfitte e alla vittoria di 3 titoli nazionali. Alto 1,75 m, rappresenta il team Kick and Punch e ha disputato il suo incontro più recente lo scorso 18 maggio a Petrosian Mania Gold Edition. Mac de la Rue, Lorenzo del Gaudio. La Kick and Punch Promotion presenta un International Prestige Fight, disciplina K1 Rules, 3 round nella divisione 66 kg. Arbitro dell'incontro è il signor Alessandro Boaretto da Cesano Maderno, Monza e Brianza. All'angolo blu, con un record formato da 11 incontri disputati, 6 vittorie e 5 sconfitte per lui. Per il team Elite Sport, dal Paraguay, ma residente a Bilbao, Spagna, Alexis Sosa. Il suo avversario all'angolo rosso, con un record formato da 9 incontri disputati, 5 vittorie e 4 sconfitte per lui, già campione italiano nella disciplina low kick. Per il team Kick and Punch, da Cremona, Italia, Mac de la Rue, Lorenzo del Gaudio. Tutto pronto per il secondo match della nostra scaletta qui a The Night of Kick and Punch Black Tie Edition. Quindi altra sfida, Italia contro Spagna. All'angolo rosso c'è Lorenzo del Gaudio, all'angolo blu invece c'è Alexis Sosa. Siamo al limite dei 66 kg, siamo ancora nella disciplina della K1, ci attendono 3 round da 3 minuti ciascuno. Atleti chiamati al centro, tocco dei guanti, si torna all'angolo e manca soltanto il suono della prima campana che arriva adesso, via! Gamba destra avanti per Del Gaudio e gamba ripresa, sinistra avanti invece per Sosa. Frontale al corpo da parte di Del Gaudio, che cerca anche di andare al volto. Iniziativa interessante da parte di Del Gaudio. Poi ha cercato l'high kick, arrivato però sul braccio di Sosa. Gancio destro duro di Del Gaudio, che poi si muove lateralmente, gira attorno a Sosa. Bello questo calcio frontale al volto da parte di Del Gaudio, low kick però da parte di Sosa, che vuole rispondere subito. Ancora il tip, il frontale al corpo da parte di Del Gaudio, che poi perde per un attimo la base. Middle kick pesante da parte di Del Gaudio, prova a farsi sotto nuovamente, però Sosa subisce un gancio e arretra un pochino. Ancora il gancio cercato da Del Gaudio,
poi qualche finta, prova un calcio anche Sosa, è stato però parato da Del Gaudio. Entrambi al centro adesso, lo kick interno di Del Gaudio, cerca lo spinning back fist Sosa, che però va a segno con il braccio e non si può fare. Allora frontale al volto da parte di Del Gaudio, che ha subito però anche un low kick. Cerca un colpo saltato Sosa. Abbiamo superato intanto la metà del primo round. Ha cercato un gancio Sosa, ha trovato le mosche. Poi gancio destro di Del Gaudio, rimane imbrigliato per un attimo nelle corde Sosa. Poi ancora il gancio destro provato da Del Gaudio. Ultimo giro di orologio nel primo round. Cerca l'1-2 Del Gaudio, che però subisce un colpo basso, ovviamente involontario da parte di Sosa. Si è sentito il suono del colpo contro la conchiglia. Si può continuare, via. Vicino alle corde Del Gaudio, mette un frontale al corpo, addirittura fa perdere l'equilibrio a Sosa. Fase di clinch, c'è una ginocchiata da parte dello spagnolo. Poi low kick di Sosa. 30 secondi, il cronometro va. Carica un calcio, Del Gaudio non va a segno. Allora contrattacco di Sosa. Perde l'equilibrio Sosa portando questo colpo al corpo. Vediamo come risponde Del Gaudio, insomma gli sgoccioli di questo primo round. Middle kick di Sosa. Gancio sinistro di Del Gaudio ed è su questo colpo che finisce una prima ripresa dai due volti. Prima metà meglio Del Gaudio, nella seconda invece meglio Sosa. Comunque bel primo round, bell'avvio di questo combattimento. Qui siamo all'angolo di Del Gaudio che ascolta le indicazioni del suo coach Angelo Valente, che è anche il promoter di questa serata. E la nostra ring girl ci segnala che il round numero 2 è in arrivo tra pochissimo. Qui siamo all'angolo di Sosa, che ascolta le dritte da parte del suo coach. Sosa rappresenta il team. Fuori i secondi, seconds out. Fuori i secondi, finiti i 60 secondi di pausa, arrivano altri 3 minuti di combattimento. E si parte adesso, via. Ripresa, round 2. Low kick da parte di Sosa. Poi ha cercato la kick Del Gaudio. Prova a mettere invece un calcio al corpo Sosa. Cerca di restare mobile sulle gambe Del Gaudio, che perde anche l'equilibrio. Avanza Sosa, si espone molto al gancio destro Sosa quando cerca le avanzate. Del Gaudio è bravo a portarlo con il giusto timing. Ancora ha cercato il gancio destro Del Gaudio due volte, cercava invece l'incursione con la ginocchiata Sosa. Lo kick poi di Sosa che va a vuoto con la kick, perde anche l'equilibrio. L'arbitro manda gli atleti all'angolo neutro, c'è bagnato sul ring, si provvede ad asciugare rapidamente e si può continuare. Un minuto è passato nel round numero 2. Gancio sinistro di Sosa. Prova a girare Del Gaudio. Mette in mostra il suo footwork Del Gaudio, poi cerca l'1-2 ma va a vuoto. Calcio in girata al corpo di Del Gaudio, bello. Poi calcio sinistro e middle kick però di Sosa. Ancora il gancio destro di Del Gaudio che coglie in controtempo Sosa. Avevano chiamato il jab all'angolo di Del Gaudio. Lavora al corpo con la combinazione Sosa, che incassa il sinistro di Del Gaudio. Bello questo calcio in girata, peccato che non sia andato a segno per Del Gaudio. Frontale al corpo
da parte di Sosa. Ultimo minuto del round. Lo kick interno di Sosa che ora avanza vicino alle corde del Gaudio. Ancora il low kick di Sosa. Cerca il middle kick del Gaudio. Entrambi al centro, gancio sinistro di Del Gaudio, non è arrivato in maniera pulitissima. Poi lo kick interno del nostro connazionale. Cerca l'incursione, ginocchiata e gancio destro di Sosa. Poi combinazione anche di Del Gaudio. 30 secondi, high kick di Del Gaudio, pericolosissimo. Ha tagliato i capelli a Sosa. Poi frontale al corpo da parte di Sosa. E si lamenta un po'. Ovviamente diceva che c'era bagnato, ma si continua. Poi lo kick di Sosa. Ultimi secondi, combinazione dello spagnolo. Vediamo a chi spetta l'ultima parola. Suona la campana, finisce qui il secondo round. Tra poco ci attende il terzo e ultimo round di questo combattimento di K1. Qui siamo all'angolo di Del Gaudio, che ha già combattuto più volte nella cornice di The Night of Kick and Punch. Quindi diciamo che è abituato a palcoscenici e eventi di questo tipo. Questo invece è Alexis Sosa, che ne approfitta per ascoltare un pochino di dritte tecniche da parte del suo coach. Sta per finire il minuto di pausa, ci attendono gli ultimi 3 minuti del combattimento. Fuori i secondi, seconds out. Del Gaudio e bacio sulla guancia da parte del coach di Sosa. Vengono asciugati gli atleti. Inquadrato Del Gaudio, viene asciugato in questo momento anche Sosa, e ci siamo, via. È la terza ed ultima ripresa. This is the last round. Caricando entrambi i calci, arriva un altro colpo basso da parte di Sosa, che colpisce nella conchiglia Del Gaudio. È già pronto a proseguire Del Gaudio. Warning per Sosa e si continua, via. Cerca il low kick Sosa, che ora avanza a piccoli passi, cercava la high kick del Gaudio, poi ginocchiata cortissima da parte dell'Iberico. Al corpo e bella ginocchiata poi di Sosa, risponde poi Del Gaudio. Gancio destro di Del Gaudio, buon timing. Quello è sicuramente il colpo migliore di Del Gaudio. Poi tip da parte di Sosa. Prova una combinazione, 1-2, poi lo kick di Del Gaudio. Poi al corpo e ginocchiata anche di Sosa. È passato un minuto nel terzo round. Poi ginocchiata di Del Gaudio, la restituisce immediatamente Sosa. Poi clinch, passo indietro, si torna a scambiare al centro. Middle kick di Del Gaudio, middle kick anche di Sosa. Quando uno colpisce l'altro vuole immediatamente rispondere. Poi lo kick di Sosa, buono, gancio destro invece di Del Gaudio. Consigliano all'angolo di Del Gaudio di muoversi andando a destra. Poi middle kick di Sosa. Cerca la high kick Del Gaudio, ultimo giro di orologio, poco più. Poi gancio destro corto e middle kick di Sosa.
low kick dello spagnolo, high kick di Del Gaudio, buon timing, e qui ancora colpo basso, e no, invece no, viene contato Del Gaudio, il colpo non era basso, viene contato, il colpo è legale, primo conteggio di questo match, si lamenta un po' Del Gaudio ma si continua. Poi viene chiamato il consulto medico per il naso di Del Gaudio che sta perdendo sangue, lo vedete, ferito in volto. Il dottore sta dando un'occhiata al naso di Del Gaudio. Il cronometro è fermo, mancano 51 secondi. Alla fine del match parte forte Del Gaudio. Scambio feroce al centro, lavora coi ganci. Poi entrambi di nuovo al centro. Lo kick di Sosa. Poi chiude la distanza Del Gaudio. Break da parte dell'arbitro, passo indietro, 30 secondi. Gancio destro e sinistro di Del Gaudio. Frontale al corpo da parte di Sosa. Poi gancio anche di Sosa. Gancio destro pesante dell'Iberico. Poi a vuoto Del Gaudio, suona la campana e finisce qui il match. Alza il braccio al cielo Del Gaudio, però chissà, quel conteggio nel terzo round potrebbe pesare. Comunque bel match, godibile, entrambi hanno avuto i loro momenti. Resta solo da scoprire chi avrà vinto questo combattimento. O chissà, magari assisteremo a un pareggio, stiamo per scoprirlo. C'è soddisfazione all'angolo di Sosa, come potete vedere. Qui invece vediamo Del Gaudio che viene curato. Il suo naso perdeva sangue nell'ultimo round del match. Abbraccio tra Del Gaudio e Sosa dopo i tre round di combattimento consegnati agli archivi. Restiamo sempre in attesa del verdetto finale di questo combattimento. Vedete in basso Valerio Lamanna che sta per ricevere i cartellini ufficiali. Entrambi sono col braccio alzato al cielo. Entrambi sono convinti di aver vinto. E intanto Valerio Lamanna sta arrivando ed è pronto a leggere i cartellini ufficiali di questo match. Per la premiazione di questo incontro ci ha raggiunto al centro del ring il dottor Ivo Ferriani, membro del CIO, Comitato Olimpico Internazionale. Siamo al verdetto, che è un pari a maggioranza, majority draw. Pareggio maggioritario e ha assolutamente senso a mio parere. Ci sta assolutamente, quindi nessun vincitore in questo match. Il match finisce per pareggio maggioritario. Quindi due giudici hanno dato il pari, mentre un giudice ha visto vincere uno dei due atleti.